Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con E voi. con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, prima di cominciare la meditazione delle sofferenze che Gesù ha patito per noi, purifichiamo il nostro cuore e chiediamo sinceramente perdono dei nostri peccati. Signore Gesù, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci tutti a te, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Signore Gesù, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore Gesù, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Santa secondo Marco. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Le sentenze umane sono spesso dettate più dal bisogno di compiacere che dal desiderio di giustizia. Così dobbiamo sottostare a decisioni sbagliate, le quali però, se vissute con magnanimità, possono essere interiormente proficue. Un'ingiustizia accettata senza rancore rende il cuore libero dall'ingiustizia. Io ho fatto di mio figlio il servo che vi strappasse dalla schiavitù del peccato e gli diedi l'obbedienza affinché annientasse la disobbedienza di Adamo, umiliandosi fino alla gloriosa morte di croce per confondere la superbia. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, non dimenticare nessuno dei fratelli e sorelle sofferenti, soprattutto i piccoli e i poveri, le persone umiliate, sole e senza voce. E aiutaci anche a ricordare che essi sono sempre nostri fratelli e sorelle. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Frequentemente sono proprio le persone da noi beneficate a mettere sulle nostre spalle le croci più pesanti. Ma per fare il bene in modo perfetto si deve essere pronti non solo a donare, ma anche ad accettare l'ingratitudine. Il vero amore, infatti, non chiede qualcosa in cambio, ma si limita a volere il bene della persona beneficata e amata. O ineffabile misericordia, che hai voluto punire il figlio proprio e naturale per la colpa del figlio adottivo. E il Verbo sostenne non solo la pena della croce nel corpo, ma anche la pena del desiderio della sua mente. Preghiamo. Signore Gesù, figlio prediletto del Padre, nel tuo amore accompagna coloro che ti cercano. Concedi a quanti sono stanchi e affaticati
di poter incontrare sul loro cammino un fratello, una sorella che sappia aiutarli a trovare la fiducia e la speranza. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, che voi fate? Che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del Siracide. Una sorte penosa è disposta per ogni uomo. Un gioco pesante grava sui figli di Adamo, dal giorno della loro nascita dal grembo materno fino al giorno del loro ritorno alla madre comune. Ognuno di noi ha avuto esperienza di momenti difficili in cui si è vinti dalla fatica e dall'amarezza. A volte gravano sulle nostre spalle pesi che sentiamo di non meritare e dei quali non sappiamo darci ragione. Cristo non ha spiegato il perché della sofferenza, però ha rivelato il senso della nostra fatica e ha reso fecondo il nostro dolore. Si vergogni la creatura umana di alzare il capo per superbia, vedendo te, Dio Altissimo, umiliato nel fango della nostra umanità. Preghiamo. Signore Gesù, tu conosci le cadute dei nostri fallimenti e tradimenti. Sappiamo che tu ti fai carico delle nostre debolezze. Donaci molta fede per credere che ancora una volta ci inviti a rialzarci e ad aiutare i nostri fratelli a risollevarsi dalle loro cadute. Fa che noi siamo uomini e donne a immagine del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre dei Fratelli, che le piaghe del Signore siano impresse. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafigge l'anima. La vera condivisione è tanto preziosa quanto rara. Soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce. Senza calcolo, senza ostentazione e senza giudicare. Nella vita non tutti i problemi si possono risolvere, ma sicuramente ogni patimento può essere condiviso. O Maria, dolcissimo amore mio, in te è scritto il verbo dal quale noi abbiamo la dottrina della vita. Tu sei la pagina che ci porge quella dottrina. Preghiamo. Signore Gesù, tu ci dai tua madre perché sia la nostra madre. Lungo i sentieri della vita ci inviti alla fedeltà, a uno sguardo nuovo. Sull'esempio di Maria, tua madre, che fu la prima dei credenti, fa che tutti noi riusciamo ad essere persone che credono fermamente, audaci nel vivere e nell'annunciare il Vangelo al mondo di oggi. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre dei tuoi frati, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Qui
quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Allora costrinse un tale che passava un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. A volte siamo chiamati a portare la croce degli altri e ciò appare un'inspiegabile iniquità. Questo perché non ci accorgiamo che sulla via della croce non siamo mai soli e che se per certi aspetti siamo un cirereo che si carica della croce altrui, per altri siamo un crocifisso aiutato nel suo cammino. Poiché tutti dovete amare il prossimo, lo dovete soccorrere spiritualmente con l'orazione, consigliarlo con la parola, aiutarlo nei bisogni dello spirito e del corpo, a seconda delle sue necessità. Nel caso in cui non vi sia nulla che possiate fare, siete tenuti almeno a soccorrerlo con il desiderio e la volontà. Preghiamo. Signore Gesù, tu ci chiami a portare quotidianamente la nostra croce. I tuoi discepoli aiutano anche i fratelli e le sorelle a portare la loro croce, che spesso è troppo pesante per le loro forze. Sostieni il nostro impegno e donaci la gioia di sapere che così facciamo la tua volontà. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, re noi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. Gesù è asciugato dalla Veronica. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Solo lo sguardo sensibile di una donna poteva essere attratto da un volto sfigurato dalla sofferenza. Eppure questo è il volto più frequente dell'umanità, lo stesso che Cristo ha voluto fare suo. Il mondo è così intento a idolatrare la bellezza caduca del corpo che non riesce facilmente a cogliere e apprezzare la bellezza che si cela nell'intimo di ogni uomo e donna che porta in sé l'immagine del suo creatore. Per la tua passione, Gesù, l'anima vuole ascoltare e conoscere la verità, inebriarsi e consumarsi nella carità di Dio mediante la tua debolezza. Preghiamo. Non permettere, Signore Gesù, che nascondiamo il nostro volto di fronte al male, all'odio e al dolore. Ma donaci di comprendere che ogni incontro con i nostri fratelli sofferenti è un appuntamento con l'amore, perché noi, creati a tua immagine, siamo chiamati a essere un riflesso della tua tenerezza. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, noi madre. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
libro del profeta Isaia. Eppure egli si è caricato delle sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Pesa sulle nostre spalle la gravità del peccato, ma ciò che ancor di più ci tiene schiacciati a terra sono la leggerezza e la superficialità con le quali valutiamo le nostre colpe. Tale cecità è ciò che ci impedisce di riconoscere di avere bisogno di aiuto per poterci rialzare e ricominciare con slancio. Gesù, infinita bontà e inestimabile carità, vero Dio, si vergogni l'uomo figlio di Adamo di non fare la volontà del Padre. Tu lo hai ricomprato per solo amore con la tua morte in croce e tu non vuoi altro che la sua santificazione. Preghiamo. Signore Gesù, guarda con benevolenza alle nostre debolezze e alle nostre fragilità e non permettere che ci lasciamo andare quando cadiamo e ricadiamo. Guarda soprattutto a coloro che per la disperazione non riescono a rialzarsi. Aiutaci a offrire il nostro incoraggiamento a quanti sono a terra perché si possano rialzare. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de noi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le pie donne. E adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». Consideriamo la salute del corpo come il bene più prezioso e ad essa sacrifichiamo la perfezione di tutto l'uomo. I parametri di Dio sono ben diversi da quelli umani. Egli non ha fatto la sua creatura in funzione del bene del corpo, ma ha creato il corpo in funzione dell'arricchimento dell'anima. Gesù, sembra che tu abbia insegnato una cosa crudele quando ci hai detto: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Ma tu, verità eterna, sei maggiore di noi e perciò dobbiamo desiderare te, cercare te e servire te. Preghiamo. Signore Gesù, donaci di guardare alla nostra terra come a un campo da coltivare. Colma i nostri cuori del soffio del tuo spirito, affinché insieme ai nostri fratelli possiamo impegnarci per trasformare il mondo. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de noi fate, che siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo Cristo, ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro dei Salmi. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.
sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. Quante cadute sconfitte. Ogni volta sembra che invece di andare avanti si torni indietro. E il sentimento dominante è di profondo avvilimento. Non sempre è dato di vincere, ma non per questo si deve rinunciare. Ciò che importa è perseverare. Spesso i risultati più significativi si ottengono dopo innumerevoli cadute. Gesù, qual è la tua dottrina? E qual è la via per la quale ci conviene e vuoi che andiamo al Padre? Non so vedere altra strada se non quella che tu hai lastricato con le vere e concrete virtù del fuoco della tua carità. Tu, Verbo eterno, l'hai battuta col tuo sangue. Questa è dunque la via. Preghiamo. Signore Gesù, abbi pietà di noi peccatori, quando ci sentiamo senza dignità e incapaci di gridare a te. Tu ancora una volta infondi in noi il tuo spirito di audacia. Con la tua grazia, Signore, fa che sentiamo anche il grido dei nostri fratelli e sorelle per aiutarli a risollevarsi. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, prego i fami che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle bestie. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. E che con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro di Giobbe. Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Spendiamo la maggior parte del tempo e delle energie per impossessarci di ciò che può esserci tolto da un momento all'altro. I beni materiali non potranno mai essere parte di noi stessi e potremmo venirne spogliati all'improvviso. Le uniche ricchezze veramente nostre per le quali vale la pena di faticare sono quelle che ci costruiscono intimamente. Esse non ci verranno tolte neppure dalla morte. Gesù, amore dolcissimo, concedimi la grazia che il mio corpo versi il sangue per l'onore e la gloria del tuo nome e che io non sia più rivestita di me stessa. Preghiamo. Signore Gesù, ti affidiamo quelli che sono stati cacciati dalla loro terra a causa della guerra, quelli che hanno perduto tutto, quelli che non possono fare nulla perché non hanno più niente. Non abbandonare nella loro miseria i piccoli e i poveri e a quanti lavorano per ridare una dignità di vita ai malati e alle persone infelici e sole, dona con ricchezza il tuo spirito di bontà. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre Dei, siamo impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Il patibolo diventa la vera cattedra di Gesù.
È dalla croce che egli ci lascia il suo più alto insegnamento col dono della propria vita. Non vale la pena di oscurare l'importanza dell'agonia con bugie pietose. Bisogna aiutarli a vivere in piena consapevolezza l'ultima possibilità che l'uomo ha di offrire la propria esistenza al suo Dio, che lo ha creato e salvato. Gesù, tu hai innestato il tuo corpo sull'albero della Santissima Croce, al quale non ti tennero affissi chiodi, né un'altra cosa, ma solo l'amore smisurato che hai avuto per noi. Preghiamo. Signore Gesù, ti sei fatto obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Perdona tutte le nostre dimenticanze e offese, e anche tutte le croci che abbiamo inflitto ai nostri fratelli e sorelle. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre dei Forte, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. E adoriamo Cristo e ti benediciamo. E che con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. La certezza della morte è spesso insopportabile, tanto che si finisce per rimuoverne il pensiero e vivere come se essa riguardasse solo gli altri. Sapere che il cammino terreno ha sicuramente un termine deve aiutarci a spendere bene, giorno dopo giorno, il nostro vivere e il nostro operare. Sulla croce, Gesù dolce amore, hai soddisfatto sia l'offesa al Padre tuo, sia la nostra colpa, facendo ricadere su te stesso l'offesa al Padre. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, lo Spirito che hai effuso sulla croce ha radunato la tua Chiesa. Dona il tuo Spirito perché tutti gli uomini e le donne formino un cuor solo e un'anima sola, nutriti dal tuo corpo e dal tuo sangue, che hai offerti in sacrificio per noi. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre dei Forti, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù viene deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, calò il corpo di Gesù giù dalla croce. Bisogna osare di più. La vera amicizia sfida l'opinione pubblica e i potenti. L'amore non si ferma davanti a nessun ostacolo e non arretra di fronte al conformismo e al biasimo umano. L'amore vince anche la morte. Gesù, Dio eterno, pazzo d'amore, quale utilità ti venne data dalla nostra redenzione? Nessuna, perché non hai bisogno di noi, tu che sei nostro Dio, a chi fu utile soltanto noi poveri uomini e povere donne. Pre.
preghiamo. Signore Gesù, il dolore della morte è più forte delle nostre forze. Staccarsi da qualcuno che abbiamo amato profondamente è troppo duro. Ma tu ci chiami ad andare al di là della morte e a riconoscere che il tempo in cui restiamo chiusi nella tomba è breve. È il tempo necessario perché dopo l'inverno tornino i frutti della terra. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre Deo e Fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù viene posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Tutto sembra finito. È il momento del silenzio. Abituati al frastuono e alla frenesia della vita quotidiana, non abbiamo familiarità col silenzio e difficilmente ne apprezziamo la fecondità. Eppure il momento della quiete e del nascondimento è essenziale per ogni vera vittoria. Il chicco di grano ha bisogno di essere nascosto nella terra per poter germogliare e dare nuova vita. La vita eterna è già presente tra noi e noi persone ignoranti non la conosciamo. Anima mia, cieca e miserabile, dov'è il tuo grido? Preghiamo. Signore Gesù, non permettere che cadiamo nella disperazione. Resta sempre con noi lungo tutte le strade del mondo. E donaci di accettare con fiducia i momenti oscuri della nostra vita. Aumenta la nostra fede e donaci di gioire della tua risurrezione. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre Deo e Fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Al termine della celebrazione della Via Crucis, desideriamo rinnovare la nostra speranza, portando nel cuore la memoria di Gesù che soffre per i nostri peccati. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu ci perdoni e comandi a noi di perdonarci reciprocamente. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu hai dato la vita per la nostra redenzione. Insegnaci a donarla per i nostri fratelli. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio. E come abbiamo portato in noi per la nostra nascita l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Spirito fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel segno della croce che salva, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.